Ed ecco a voi il mio ultimo acquisto effettuato da Di Flora. Un ringraziamento particolare a Valerio e a tutto il suo team per queste piante veramente eccezionali. Guardate un po', ve le faccio vedere un pochino più da vicino. Sono piante molto particolari, poi la loro attenzione ai particolari, al packaging, come avete visto durante l'unboxing, insomma, sono caratteristiche e sono quelle chicche che davvero danno una marcia in più. Grazie nuovamente. Andiamo a scoprire un po' più nel dettaglio queste piante, tanto sono solo tre e come si dice dalle mie parti, si fa alla svelta, perché ognuna di loro ha delle caratteristiche e delle curiosità veramente molto carine che merita conoscere. Come avete visto dall'unboxing precedente, ho acquistato anche questi due materiali che andrò ad utilizzare per il rinvaso di una pianta in particolare. Per adesso non voglio spoilerarvi niente, anzi vi lascerò un piccolo quizzettino. Scrivi nei commenti se indovini di quale pianta andremo a rinvasare con questi due materiali aggiunti a torba, perlite e vermiculite, quindi vi sto dando un ulteriore suggerimento, ovvero Acadama e pomice. Andremo a analizzare anche le caratteristiche di questi materiali. Però prima di raccontarvi le loro caratteristiche bisogna che le porti nella loro futura e stabile casa, quindi facciamo un cambio di location. Ed eccole qua le due Dionee appena arrivate. Iniziamo da lei, dalla Dionea muscipula Ghost. Come si intende dal nome Ghost Fantasma, perché le trappole hanno una caratteristica molto molto particolare, ovvero tendono con il tempo a sbiancarsi fino a diventare quasi totalmente bianche. È una pianta particolarmente rara e questa nello specifico è una taglia S. Passiamo invece alla Whey Clip. È una pianta con un portamento prostrato, ovvero tende a svilupparsi verso il terreno. Ha delle trappole con dei denti molto molto frastagliati ed ondeggianti, da qua deriva infatti wave, ovvero onda. Ed eccola qua la pinguicola specie Tola Tongo. È una pianta tropicale proveniente dall'America centrale, ha dei colori molto particolari sul violaceo quasi rossi ed ha questo bordo molto particolare che tende al bianco. Fa parte delle pinguicole classificate come messicane, quindi è una pinguicola ottima per i principianti e per chi vuole approcciarsi per la prima volta a questo mondo. Vi lascio ora 2 minuti di lettura su una cosa molto curiosa riguardante la scoperta barra il nome di questa pianta.
piccolo consiglio: non fate l'errore di gettare via questa bustina utilissima. Io personalmente la uso per conservare i semi non solo di piante carnivore, ma anche di piante da orto.